comprato una macchina piccolina fatta a Firenze negli anni 30, quindi giusto per collezione o provare a farci qualcosa. 1930, ma fatta a Firenze. 40 espositori provenienti da tutta Italia, tantissimi gli appassionati e i collezionisti arrivati in Piazza Grande sotto le logge Vasari. Nel cuore della città, infatti, è tornata la mostra mercato Foto Antiquaria. Guardo vecchie macchine analogiche a pellicola, se c'è qualcosa di interessante. Cosa cercano? Vedo dei rullini, si torna alla pellicola, all'analogico anche? Si torna alla pellicola, cercano il tipo di pellicola particolare, però piano piano si sta tornando alla pellicola. Sì, se uno interessa la pellicola, qui trova un po' di tutto. Richiama molte persone, insomma, quindi effettivamente è un punto di riferimento importante per la fotografia. Cosa cercano gli appassionati? Allora, noi siamo specializzati in particolar modo sul Pentax, che è un marchio particolare, un po' proprio, diciamo, per gli appassionati. Foto Antiquaria ormai da 38 anni è un appuntamento costante, anzi un doppio appuntamento, perché c'è un'edizione primaverile e una, diciamo, autunnale. C'è interesse sia da parte degli espositori che dei visitatori. Gli espositori sono affezionati a questo posto, è particolarmente suggestivo, è protetto, per cui insomma questo è il massimo però che possiamo fare per il numero, che mantiene la sua dimensione, ecco, senza poter svilupparci ulteriormente se non avremmo qualche opportunità in più.